Grazie Presidente. Ho letto con interesse ed attenzione la mozione presentata dal consigliere Figliomeni ed altri, sottoscritta dal consigliere Figliomeni ed altri, che devo dire naturalmente c'entra un problema molto grave che sentiamo tutti. Questa mozione però arriva a ridosso di un evento che i consiglieri sottoscrittori potevano anche non sapere, e cioè che il giorno prima la sindaca aveva istituito con la prefetta e le forze dell'ordine un tavolo di concertazione, un comitato di sicurezza proprio per la prevenzione di questa tipologia di reato. Quindi diciamo che per quello che riguarda il punto 2 dell'impegnato e il punto 7 lo diamo già per risolto, perché questo tipo di provvedimento è previsto proprio dal comitato che è andato a costituirsi. Naturalmente la città di Roma parteciperà a questo comitato così com'è nelle sue possibilità, nelle sue prerogative e nelle sue competenze. Per quello che riguarda il punto 6, dell'impegnato, diciamo che si chiede di promuovere nelle scuole attraverso lezioni tenute da personale specializzato la cultura di rispetto verso le persone, riflessioni di approfondimento sulle tematiche del femminicidio, violenze e stupri. Questo già si fa attivamente, in maniera seria, in maniera continuata nelle scuole. E proprio l'assessorato alla persona ha recentissimamente stilato tutta una serie di, come si dice, di proposte per le scuole che possono rilevarsi anche dal sito, perché naturalmente con l'autonomia delle scuole noi non è che possiamo imporre, ma proporre, e questi temi sono stati proposti. Altra cosa che non va sicuramente come dire, ad inficiare l'importanza di quello di cui si parla in questa mozione, è nel fatto che si dice di promuovere tutta una serie di sensibilizzazioni verso la materia. Ecco, naturalmente il consigliere Figliomeni, non facendo parte della commissione Lette, non sa che questo tema viene regolarmente affrontato, ma in maniera strutturata, non in maniera episodica sull'onda del fatto di cronaca. Viene affrontato in maniera seria, perché purtroppo non può essere soltanto con la repressione che questi fenomeni, che riguardano invece una disposizione sociale e culturale ben precisa, ecco, non è sicuramente con la repressione che si risolvono. Ultima cosa, lei dice il cittadino, ecco, però insomma, speriamo che questa commissione diventi finalmente commissione pari opportunità, che passi questa modifica dello statuto, perché così anche gli uomini potranno farne parte, e questo tipo di impegno già preso non viene vanificato. Altra cosa per la quale appunto questa mozione verrà rifiutata e voteremo no, è che si dice appunto della Commissione Consiliare Sicurezza. Da regolamento dell'Assemblea Capitolina questi temi comunque devono passare in Commissione Lette, quindi sarebbe semplicemente un doppione. Lei dice il cittadino non capisce, sì, sicuramente il cittadino non capisce, perché veniamo qua in aula a portare una mozione del genere, e poi però ci dimentichiamo che con la legge contro lo stalking dal 2009 ad oggi sono state condannate persone che hanno commesso questo reato, un aumento di condanne del 42%. Questo dal 2009 ad oggi, e però poi a agosto del 2017 la stessa forza politica che oggi ci presenta questa mozione depenalizza, vota a favore della depenalizzazione del reato di stalking. Quindi sì, veramente il cittadino non capisce, e quindi voteremo no a questa mozione. Grazie.